insomma comincia a crescere, comincia, no? Ad avere un po' di possibilità, come la valuti, come la giudici dal campo. Sì, è vero, stiamo crescendo. Domenica abbiamo fatto lunedì abbiamo fatto un'ottima gara con il Como e purtroppo siamo stati sfortunati che non siamo riusciti a trovare il gol, però secondo me la partita è stata fatta e abbiamo avuto un sacco di occasioni limpide che non siamo riusciti a sfruttare, però veramente se c'era una squadra in campo eravamo solo noi. Loro si sono messi dietro e facevano questi lanci lunghi di 40 metri e noi l'abbiamo massacrati. Siamo partiti la prima partita del campionato col Benevento, mi è dispiaciuto un sacco perché abbiamo perso una partita che veramente abbiamo giocato solo noi. Veramente mi sono sentito derubato quella partita, però se andiamo a vedere adesso stiamo crescendo e i risultati stanno arrivando, anche perché a Pisa abbiamo fatto un'ottima gara. A Vercelli, che si dica del Vercelli, sta facendo punti da tutte le parti e anche lì è stata un'ottima gara. Con il Monza abbiamo vinto, domenica vai a Como, fai un altro punto e ora domenica arriva al Viareggio, secondo me bisogna vincere a tutti i costi. Quanti punti in meno senti nella classifica? Sicuramente la partita quella con il Benevento non ci sta perché la gara l'abbiamo fatta noi. Siamo stati sfortunati che con quell'autogol così, però lì magari ci manca qualche punto, però è anche vero che all'inizio quando hai 20 giocatori nuovi non è facile partire subito i meccanismi, le cose, però siamo sull'ottima strada, secondo me stiamo crescendo e secondo me arriveranno dei risultati importanti. Ma si è visto, secondo me, anche le occasioni che abbiamo creato, dai, sono state proprio. Abbiamo avuto 5 occasioni limpide per far gol, poi siamo stati anche un po' sfortunati, che ci sta girando un po' così magari. E con il Benevento magari abbiamo avuto meno occasioni, però abbiamo giocato anche lì una buona gara. Poi l'ho detto, a volte anche il calcio è anche questo, magari ti capita una mezza palla, fai gol e fai risultato. Però io sono contento. Sì, stiamo facendo bene, sono 2 domeniche che non prendiamo gol, siamo un pacchetto difensivo nuovo, come ho detto prima non è facile subito con i meccanismi, tutti i giocatori nuovi, però io mi sento sicuro con i giocatori che ho davanti. C'è anche un tipo di lavoro diverso per te, perché magari non sei impegnato tantissimo durante la partita proprio perché c'è una buona schermatura, però ti capita quell'occasione a gara che comunque tu riesci sempre a mettere. Sì, il portiere si deve far trovare pronto, anche se ti arriva un'occasione, anche l'anno scorso ho fatto, penso, quasi 8 partite senza prendere gol, quindi sono stato uno dei portieri meno battuti d'Italia, da forse io un altro tra A, B e C, quindi mi arrivava sempre 1 o 2 occasioni, però mi facevo trovare pronto. Hai un record personale in questo senso? Penso di essere stato uno dei... Dici l'anno scorso? Ah, l'anno scorso sono contento di quello che ho fatto, dai, perché alla fine... Sì, 700 e passa minuti, eravamo noi e un altro ragazzo, adesso non mi ricordo di... Quindi, cioè, un portiere, anche se arriva un tiro, si deve farlo da pronto. Poi a volte va bene, a volte va male. E qui, forse se non sbaglio, quello che ho ragionato con quelli che aspetti, c'è anche una posizione di portiere, per se Trentini, 1.000 e 1 minuto di imbattibilità, si parla però degli anni... Quella persa invece Sebastiano Rossi e l'opera di Bolivano in Serie A, quello che avesse sfilato il regno, anzi no, con questo regno dopo 20 minuti della partita, quindi anche una posizione positiva, ecco, da poter proveremo. Non so se conosci questi, cioè Trentini, non so se lo conosci Sebastiano Rossi. Sì, Rossi era stato un portiere, lui ha fatto il record, quello migliore, ha fatto 1.000 passa minuti. Quindi lui è una cosa proprio, poi al Milan, una cosa incredibile. Sei milanista? No, no. Sto per Foggia. Sembri molto deciso quando sei in campo, a volte forse anche un po' impulsivo, cioè se si creano delle situazioni di contrasto con giocatori di squadre avversarie, la reputi come un fattore positivo o a volte anche come un difetto da cercare di... magari di migliorare? Ma non lo so, questa è la mia personalità, io quando vado in campo cerco di dar tutto, poi
posso piacere come non posso piacere il mio gioco. Sono uno che del carattere fa la mia forza. Poi il portiere secondo me deve essere così. Se il portiere sta in porta e aspetta, secondo me è un portiere normale. Se invece l'aggredisci, secondo me la partita riesci magari a fare anche delle cose, almeno per la tipologia di portiere che piace a me. A me piace un po' il portiere, non lo so, devo fare qualche nome, te lo posso anche fare, però tipo, non lo so, alla Soviero, questa gente qui, mi piace portieri così, mi piace Sereni, mi piace questi portieri un po' così, sanguini. Senti, può essere la settimana, forse settimana decisiva, insomma, non decisiva, però importante per il campionato del Foggia in vista, insomma, di partite future, queste qui, 3 partite in 7 giorni, ci sono 9 punti in ballo. Abbiamo 2 partite in casa, no? Abbiamo il Viareggio che domenica bisogna far punti assolutamente. Poi abbiamo l'Atritium che sembra una squadra tranquilla, però è una squadra secondo me importante ed è molto, molto buona, è stata costruita bene. Però noi, come ha detto bene il mister, ha detto noi ce la giochiamo con tutti, ce la siamo giocati col Pisa, ce la siamo giocati a Como. E poi con la Reggiana, secondo me ora è arrivato il tempo di fare punti importanti, di mettere in cascina, perché poi se riesce a fare dei risultati positivi inizi a vedere dopo i frutti e dopo è più bello e siamo tutti felici, insomma, noi tifosi, giornalisti, tutti insieme, dobbiamo fare un gruppo un po'. Senti, questo Viareggio non è in condizioni fantastiche, però quali sono le insidie di una gara come quella contro il Viareggio? Tanto di rispetto per loro, è normale, bisogna avere sempre il rispetto dell'avversario, però sono loro che vengono a Foggia, quindi noi dobbiamo fare la gara e dobbiamo prendere i punti, poi loro, non lo so, faranno i punti da un'altra parte in casa, ma non qui. Guardando in prospettiva, ecco, avete anche tanti giovani, comunque di prospettiva interessante. La tua impressione, guardando quindi questo processo anche di maturazione che sta avvenendo, questo Foggia se lo può ritagliare un ruolo da protagonista in campionato? Ma noi, secondo me sì, noi abbiamo degli ottimi giovani, secondo me c'è molta qualità, parecchi giovani arriveranno, se non si montano la testa, rimangono con i piedi per terra, ne vedremo parecchi di giovani. Secondo me possiamo arrivare in alto, però ci vuole un attimo di tempo perché siamo una squadra veramente tutta nuova e non è facile, soprattutto anche quando si è giovani, non è facile entrare subito nei meccanismi del mister e tutto. Quello che posso dire è dateci tempo, lo vedete anche voi che stiamo crescendo. Anche perché domenica, come lunedì, come ho detto, cioè, se c'era una squadra, se loro sono primi in classifica, insieme al Taranto, sono lì vicino, non siamo da meno. Secondo te il 4-2-3-1 rispetto ad un 4-3-3 delle prime giornate potrebbe essere il modulo ideale, anche per quello che avete rimescolato voi, sia come linea che a schiera, insomma, l'oggettivo, la squadra ha reso meglio e ha reso di più. Questa domanda la lascio al mister perché non posso dire secondo me come bisogna giocare, la lascio a lui perché ma poi come vi è lui siete trovati l'allenatore, poi? ma io mi trovo bene qualsiasi, è normale che quando vai a giocare fuori casa è normale, devi giocare in un modo e magari dipende anche dove vai a giocare, però meglio rispondo a lui. Una lunga esperienza in C, varie piazze, soprattutto Terni, ci sono state parentesi in B, l'ultima a Parma, credo. Sì. Foggia adesso come arriva per te, con quali prospettive, quali ambizioni? Sono venuto qui per far bene, voglio migliorare il risultato dell'anno scorso che ha fatto il Foggia. Il Foggia quando è arrivato? L'anno scorso è arrivato. Sesto. Noi dobbiamo cercare di arrivare. Io non mi nascondo, io voglio arrivare nei playoff o vincere il campionato. Anche sarà dura vincere il campionato perché non è che è una cosa così, però io il mio obiettivo è venire qui a far bene e cercare di arrivare ai playoff. Poi vediamo qui. Parma, via. C'è voglia di Serie B anche da parte tua, insomma, di Sì, tornarci, eh? poi piazza è questa, è quella giusta. Piacerebbe venire qui e vincere, qui è come vincere 3 volte, che è una piazza importante, è una piazza blasonata dove
tifosi secondo me sono spettacolari, vengono da tutte le parti, mi sembra sempre di giocare anche in casa fuori, quando siamo fuori. Tu poi hai fatto sempre grandi partite. Sì, mi è capitato. Mi è capitato di far bene, sì, qui. Terni sono stato bene, anche lì è stata una bella piazza poi. Vabbè. Considerando i due volti, quello col Monza e quello a Perugia o lunedì a Como, e il cambiamento anche della personalità in campo di tutta la squadra, dovuto a che cosa? O soltanto al anche un po' alla giovinezza del resto della squadra? Siamo, come detto prima, stiamo crescendo. Come ho detto, anche sì, è vero, anche la giovinezza, però come ho detto prima ci sono dei meccanismi che non è facile subito, quando si ha un sacco di giocatori nuovi, metterli subito in evidenza o che venga subito risultati. Ci vuole, come ho detto prima, del tempo, però ci siamo. Inutile negare che tu sei leader per età anagrafica, per esperienza, leader nel senso colui che dovrebbe dare più sicurezza, più tranquillità a tutta la squadra, considerando anche l'età anagrafica rispetto agli altri. Io cerco di darlo, poi non lo so, è normale, a volte lo faccio in maniera positiva, poi magari anch'io a volte, male, siamo uomini, sbagliamo tutti. Poi da parte mia io cerco di dare il massimo, poi è normale, ho un pizzico più di esperienza, io e altri giocatori è normale che cerchiamo di magari di darli a dei ragazzi e cercare di fare crescere, di fare maturare. Da parte mia io posso dare ogni tanto qualcosa, però anche loro devono seguire. Proprio perché tu sei quello, insomma, che ha più esperienza, chi dice che questo Foggia non vince solo per portare l'attacco, di cosa rispondi? Ci avrei una risposta bella da dire, però non me la fate dire. Come la fate dire? No, non è assolutamente vero, perché non è così. Non è così. Non è assolutamente vero. Gli attaccanti stanno facendo bene, l'Anteri sta segnando. Adesso anche il Tibo domenica del lunedì ha fatto secondo me una prestazione importantissima. Giovi è un ottimo giocatore. Ecco, vedrete che risultati arriveranno, ne sono sicuro al 100%. Come ho detto, sono le prime 5 partite, ma secondo me siamo sulla strada giusta. Poi abbiamo fatto anche, mi sembra, 3 trasferte con squadre importanti, però come quello che hai detto non è assolutamente vero. Cioè si perde in 11 e si vince in 11. Non è... Sì, ma non c'entra niente, non è vero. Non deve essere così. Secondo me non è così, ma lo pensiamo tutti. Grazie. Prego.